Parliamo oggi di convenzioni e di interpretazioni. Tutti noi che abbiamo a che fare appunto con la lettura di composizioni di grandi autori del passato e che ci accingiamo quindi a creare la nostra interpretazione di quei brani, siamo esposti ad un rischio, che anche devo dire, come dire, gradevole per certi versi, quello di essere influenzati da interpretazioni altrui, fatti, degli stessi brani. E naturalmente dalle tradizioni interpretative con cui siamo cresciuti, legati magari anche ai nostri insegnanti, appunto ai concerti che abbiamo ascoltato, a un certo approccio che abbiamo acquisito durante gli anni di studio precedenti. E tutto questo naturalmente è il nostro patrimonio, il nostro background che non dobbiamo in nessun modo, come dire, negare o rinnegare. Però è anche vero che a volte il rischio è quello di, come dire, ripetere, come dire, seguire un modello che magari non è un modello che abbiamo scelto in maniera consapevole soltanto perché ce l'abbiamo nell'orecchio. Ecco, essere completamente liberi è un'utopia, forse non è neanche necessario, perché nessuno di noi sarà mai del tutto indipendente da ciò che ha ascoltato, dai contesti culturali in cui ha vissuto. Però è anche vero che a volte ripartire dalla partitura, usando un'edizione ovviamente affidabile, può essere un gesto sicuramente che dà una nuova freschezza alla nostra lettura. Ecco, vorrei condividere con noi un'esperienza che mi è capitata in questi giorni. Io sono reduce dall'incisione dell'integrale dei brani di Mozart, dei Rondò e delle variazioni, e quindi ho inciso qualche giorno fa il Rondò in La minore. In realtà l'avevo già inciso circa un mese e mezzo fa in una lettura abbastanza, come dire, normale, che è quella che per me era comunque giusta in quel momento. Poi riascoltandola mi sono chiesto: ma siamo sicuri che sia esattamente la lettura che io voglio dare? È qualcosa che sembra di già sentito. Perché io devo fare una copia di una grande incisione che c'è già di altri grandi pianisti? E poi sono andato a riguardare effettivamente in questo brano quante indicazioni Mozart scrive di sua mano, e uno dei pochi brani in cui Mozart, avendolo pubblicato e quindi pensato per essere eseguito da altri, è stato molto molto attento anche alle ornamentazioni, alle dinamiche, alle articolazioni. Spesso aggiungendo anche degli effetti abbastanza insoliti, come crescendo e poi subito piano, come poi farà anche Beethoven molto spesso, e con una incredibile varietà di articolazioni. Se andiamo a vedere le grandi incisioni, quasi nessuno interprete, come dire, legge in maniera letterale queste indicazioni. Ora vi faccio ascoltare un'indicazione, un'esecuzione abbastanza standard di questo rondò, come si sente suonare. Battute, quindi c'è un po' di pedale, tutti mettono il pedale, quasi tutti. È vero che è un tardo Mozart, però il rischio di suonare su pianoforte moderno con un pedale di questo tipo è di farlo diventare schumanniano o mendelssohniano, no? Questo sembra quasi Schumann con questo tipo di tocco e di pedale, eppure quasi tutti applicano questo tipo di tocco. E poi c'è il discorso anche della agogica, del ritmo. Io ricordo che feci una lezione con il pianista cinese Fu Song su questo brano, e Fu Song lo considerava quasi una mazurka, nel senso che non pensava che andasse suonato con un ritmo assolutamente regolare. Invece quasi tutti oggi hanno questa scansione assolutamente costante, che certamente dà un senso di fatalismo che è assolutamente in sintonia con la poetica di questo rondò. Ma insomma, per farvela breve, la prima mia incisione che ho fatto era più o meno così. Ecco, non mi soddisfaceva, non mi sembrava assolutamente
il caso di pubblicarla perché non aggiungeva nulla e soprattutto non mi sembrava neanche particolarmente intensa. Allora l'ho voluto rifare in maniera molto più radicale e così più o meno l'ho incisa. Ho incisa di nuovo alcuni giorni fa. Completamente quindi un altro approccio e niente, volevo condividere insomma questa esperienza e quanto è stato anche rinfrescante e rigenerante il fatto di ripensare del tutto un brano, peraltro così famoso che suonavo da tanti anni, e trovarlo diverso. E su questo devo ringraziare il mio assistente artistico durante la decisione Mattia Rondelli che mi ha dato questi spunti per insomma, cercare una lettura diversa, ne è sicuramente valsa la pena. Ciao, a presto.